mesi di ritardo. Secondo me questi 6 mesi hanno fatto bene, perché abbiamo potuto tirare fuori ancora più idee di quelle che non avevamo già, ed è per questo che insomma poi l'isola è l'isola dei famosi. Come ho detto, è il mio Sanremo, perché effettivamente lo ritengo il mio Sanremo più seriale di Sanremo, che dura 5 sere, però insomma con la stessa tensione, con lo stesso entusiasmo. Mi daranno molte soddisfazioni questo cast dei famosi, perché ho realizzato un altro grande sogno, quello di avere uno scrittore, un intellettuale che viene all'Isola dei Famosi, come Aldo Busi, e viene all'Isola dei Famosi insomma distogliendosi da quella che tutti pensano essere una torre d'avorio, quella degli intellettuali e degli scrittori in Italia. Quindi insomma non anche lui, dopo Vladimir Luxuria diciamo sfatiamo un altro tabù avendo Aldo Busi. Le ragazze sono state scelte con cura, cioè le bellissime. Mi divertiva mettere a confronto una serba, diciamo, con tutto quello che la cultura serba comporta, con la storia di questo popolo che mi ha sempre molto affascinato, con una sudamericana, quindi con una cultura completamente diversa dalla sua. Questo può creare dei confronti importanti, non solo di similitudini, ma anche di differenze e